Presidente Nicola Cesare, il sogno nel cassetto di avere sempre più tifosi dalla propria parte, cioè a dare manforte a questa squadra, di sentirsela più Assolutamente. loro. Io ci tengo molto perché oggi dicevo proprio alle persone che mi stanno più vicino che anche io ho bisogno, insomma, delle mie motivazioni. E quindi vedere la passione, la voglia di fare, ribadisco, in un momento così difficile è assolutamente importante. Io non ho visto la partita perché ho incontrato, anche grazie a degli amici, degli sponsor importanti per il Termolicalcio, perché gli oneri sono tanti e noi dobbiamo rispettare prima di tutto gli impegni con i ragazzi, che molti di loro hanno accettato budget diversi, ma è pur sempre un budget importante in tempo di crisi. Il mio sogno vero è quello di fare una grande attività giovanile, di avere grande attenzione, appunto per l'aspetto sociale e soprattutto io ci credo molto, ripuntare ad un grande campionato, perché portare il Termoli nelle prime 90 squadre d'Italia, insomma, sarebbe veramente per me un sogno come vincere uno scudetto. State pianificando anche un altro lavoro importante, quello di coinvolgere più la gente del posto sotto forma di abbonamento, qualcosa un po' di particolare. Ci state lavorando su. Ma sì, io credo che insomma, oggi il momento è difficile per tutti. Abbiamo ricambiato un attimo pure i programmi, ci tengo a dirlo su questa emittente, andrà sul nostro sito e da lunedì prossimo partiremo con la campagna abbonamenti definitiva. Noi abbiamo chiesto questi 200 euro ai soci sostenitori che hanno tutta una serie di agevolazioni e parteciperanno sostanzialmente a molte delle scelte societarie. Abbiamo poi definito un solo abbonamento di 100 euro per, diciamo, quella che noi chiamiamo curva, quindi per i nostri tifosi, ultra, per la gente più vicino. Oggi stesso abbiamo definito l'ultima tipologia di abbonamento per agevolare le tante persone, insomma, non giovanissime che ci seguono e che hanno voglia di stare qui, insomma, vista la difficoltà, ci sono tanti pensionati, tante persone che ci vogliono seguire e quindi per 80 euro ci sarà questo abbonamento che io ho definito abbonamento sociale senza voler offendere nessuno, chiaramente, ma volendo dare l'opportunità di venirsi a vedere con 3-4 euro a partita, insomma, uno spettacolo di alto livello. Per gli altri bisogna dare il sostegno reale, si rinuncerà ad una birra e si verrà a pagare 10 euro per sostenere il Termolicalcio che comunque quest'anno credo che abbia allestito una squadra secondo me più forte dell'anno scorso. Non vuol dire arrivare secondi o primi, questo perché bisogna capire cosa faranno le altre e soprattutto quando ci aiuterà la fortuna. Però credo che abbiamo fatto le cose giuste, i sacrifici giusti per poter ripuntare molto, molto in alto. Quindi chiedo veramente un grande aiuto alle istituzioni, agli amici, agli imprenditori locali, che capisco il momento di difficoltà, ma dico pure, vale anche per il sottoscritto, lo dico pure ai miei dipendenti, anch'io ho qualche dipendente in cassa integrazione in questo momento, che non è che noi buttiamo soldi nel sociale, facciamo anche del sociale e dello sport perché se facciamo morire anche questo credo che le nostre realtà avranno veramente grandissima difficoltà. Se invece manteniamo una qualità della vita discreta, che vuol dire anche potersi vedere la propria squadra del cuore o poter portare un bambino in una grossa scuola calcio, credo che tutto questo sia un bene per il territorio, per Termoli e per tutto il Molise.